parte, ripeto, la grande soddisfazione per aver portato a Brisi un giocatore come Tauli Deka, che è uno dei pivot più esperti in circolazione in Europa. L'operazione di Deka è stata fatta quando ancora non pensavamo che potesse succedere quello che purtroppo è avvenuto. Ciò che è avvenuto, ve lo confermo ufficialmente, abbiamo da pochi minuti risolto consensualmente il contratto con la LAN. È una situazione che purtroppo si protraeva da circa 3 settimane, da prima della partita con Torino. Il ragazzo aveva avuto queste richieste dalla Turchia, prima una squadra, poi questa che invece alla fine l'ha portato via. Gli abbiamo chiesto con grande spirito di sacrificio e di professionalità di aiutarci a vincere, perché sapevamo che potevamo vincere 2 partite importanti come Torino e Pistoia. Ci ha aiutato a vincere. Dopo Pistoia pensavamo che il problema fosse stato risolto, perché non avevamo avuto altre richieste dalla Turchia, eravamo stati duri e categorici dicendo che non volevamo liberare il ragazzo assolutamente, perché abbiamo una situazione di classifica che chi crede sia stata risolta si sbaglia di grosso, perché il campionato è ancora lungo, abbiamo solo 4 punti di lunghezza di vantaggio sull'ultima in classifica, quindi non volevamo assolutamente dare il giocatore. Purtroppo sabato pomeriggio, mentre ero in viaggio verso Venezia, mi hanno detto che era arrivato il procuratore anche lì a Venezia, quello italiano, e che aveva fatto capire che ormai la decisione del ragazzo era presa e che correvamo il rischio di trattenere controvoglia un giocatore, e chi ha fatto sport e chi ha fatto l'allenatore, chi ha vissuto da vicino una realtà del campo così importante, può capire quanto difficile sia gestire una situazione del genere, perché corre il rischio di mandare in depressione il resto della squadra. Quindi abbiamo chiesto alla LAN di giocare come ha giocato di fatto a Venezia, facendo 14 punti e credo 14 rimbalzi, e poi gli abbiamo dato la possibilità di coronare questo suo sogno di andare a giocare in Turchia. È vero, abbiamo preso un buyout, perché come dicono a Napoli, a Canici per festa, stiamo forse anche imparando a fare questo tipo di, ormai lo chiamo lavoro, perché purtroppo è un lavoro, è iniziato con un hobby ma è diventato un lavoro. E quindi abbiamo pranzato insieme ai procuratori dalla richiesta iniziale, una richiesta che ci è stata bonificata e che è arrivata questa mattina, che ha sancito di fatto la chiusura delle operazioni. Quindi diamo un grande in bocca al lupo a Lalan, lo ringraziamo per averci aiutato in questa fase del campionato, non possiamo augurargli ogni bene, perché è un ragazzo giovane, non ha saputo allontanare queste sirene come, vi dico, negli anni passati è stato capace ad allontanarle Bayer, è stato capace ad allontanarle Dyson. Ora vi racconto un aneddoto che forse sanno in pochi: prima di una partita ad Avellino che perdemmo di un punto per un contropiede di Cavaliere, dove Geron fece 34 punti credo, il sabato sera a mezzanotte mi chiama Piero Bucchi e dice: ha una richiesta forte dal Fenerbahce, l'attuale squadra di Datore, sono pronti a dare un buyout forte perché hanno bisogno urgentemente del giocatore. Ho detto: vabbè, dai, ne parliamo lunedì. Entriamo in campo. Questo faceva 3 da tutte le parti. Io aprisco, non torno più. Andiamo a fare una cosa del genere. E poi avevamo la fortuna in quella situazione che Fenerbahce perse una brutta partita. Cambiarono allenatore, cambiarono gli equilibri. E Geron disse: io sono felicissimo di rimanere qua. Quindi nel passato ci sono state spese l'anno scorso con Bayer per un mesetto, lo voleva il Barcellona, ce ne sono state altre con altri giocatori, con Puller. Quindi siamo stati sempre orgogliosi di aver portato a Brindisi giocatori importanti, e finché ci chiederanno i giocatori vorrà dire che sappiamo scegliere, che sappiamo portare a Brindisi giocatori importanti. E ieri sera vedevo la partita del Torino in Coppa e nel quintetto base c'erano Scottie Reynolds e De Monte Alfa. Vedo l'Eurolega, vedo giocare Demon, vedo giocare in Eurocup Dyson, ne vediamo tanti che hanno calcato questo.
questi campi, e quindi significa che di storia e di strada ne è passata tanta negli ultimi anni. Di certo non siamo fermi, prenderemo un giocatore che ha un passato ancora più importante rispetto a quello di Lalanda, che ha fatto l'NBA, l'ha fatta giocando, è un giocatore che sta per rientrare in Europa, dovremmo chiuderlo in poche ore, ovviamente non è l'unica trattativa molto ben avviata perché non vogliamo lasciare nulla al caso, ci agevola il fatto di avere ora 2 settimane di stop per poter integrare meglio l'Iteca e poter integrare il nuovo giocatore, ci rammarica tantissimo, avevamo chiesto veramente, abbiamo chiesto personalmente la possibilità di tenere questa trattativa sopita per altri 7 giorni e far giocare Lalanda contro l'Iran e farlo congedare in maniera differente, non con una fuga lunedì mattina con un aereo che doveva essere preso senza che nessuno sapesse, poi dopo 2 minuti lo sapevano tutti, per andare a fare le liste meglio. Quindi mi dispiace come si è conclusa, però è il mondo, questo è il business purtroppo. La domenica quando si scende in campo e prima di uscire dagli spogliatoi, però è vero sport, e vi posso garantire che Lalanda domenica prima di entrare in campo a Venezia aveva il fuoco negli occhi e voleva vincere la partita, quindi lo ringraziamo. E adesso Alessandro sta lavorando per definire questo nuovo giocatore al quale abbiamo chiesto di essere qui al massimo entro il 13 per poter fare le visite mediche, consentirgli di giocare con la nazionale europea con la quale gioca e poi venire qui per prepararsi alla partita contro Brescia. Io credo che una cosa, che noi domenica faremo una grandissima partita, ho visto degli allenamenti straordinari di Videca, ho visto degli allenamenti fatti col pick and roll giocato come lo giocavamo con l'anno, con la differenza che lui sa fare i movimenti da 5 in maniera importante, aiutato anche da una stazza fisica non indifferente. Quindi noi attualmente non siamo più deboli di quello che potrebbe nell'immaginario collettivo sembrare. Io ricordo una cosa, la più bella vittoria di questi anni era la presentazione della Coppa Italia, dovevamo giocare contro Siena lunedì sera, avevamo 4 giocatori fuori, chiamai Piero, io prendevo l'aereo per arrivare per la partita, gli dissi come va, sto uscendo da casa perché noi oggi vinciamo contro Siena, anche con 6 uomini, oggi noi battiamo i campioni d'Italia, quindi mi auguro di ripetere quello che è avvenuto quella sera con Siena, perché noi non molleremo di un centimetro, non entreremo in campo con grandissimo rispetto, ma quando si entra nel campo i contratti e i dollaroni che guadagnano gli altri giocatori non contano, si entra in campo 0-0 e si entra in campo per vincere contro tutti, rispetto per tutti, paura per nessuno, questo è il nostro motto e domenica ce la giocheremo, poi qualsiasi domanda sono a vostra disposizione.